Buongiorno da Obiettivo News. Oggi 2 aprile è San Francesco da Paola. Oggi si celebra la giornata mondiale del libro per bambini, un mondo che nutre l'immaginazione dei bambini insegnando loro importanti valori e aiutandoli a capire meglio se stessi e il mondo che li circonda. L'evento esalta l'importanza fondamentale di queste opere nella vita dei nostri giovani. Questa giornata speciale non è solo un'occasione per riscoprire i nostri amati libri per l'infanzia, ma è anche un momento per sottolineare l'importanza della lettura nel plasmare menti curiose e creative. La giornata internazionale del libro per bambini ha le sue radici nel desiderio di promuovere l'amore per la lettura tra i più piccoli. Questa giornata speciale è stata istituita nel 1967 da Helle Lehmann. Lehmann scelse il 2 aprile come data della celebrazione in onore del compleanno di Hans Christian Andersen, famoso autore di fiabe per l'infanzia. Oggi è anche la giornata nazionale del quinto quarto, ossia delle frattaglie. È la giornata internazionale del Pen and Butter and Jelly, corrisponderebbe a un'ipotetica giornata nazionale del pane, burro e marmellata italiana. In Nord America un panino sandwich super classico, preparato con pane tipo pan carré e appunto burro di arachidi e confettura di lamponi. Tra i nati oggi nominiamo Emil Zola, 1840, e Giacomo Casanova, 1725. Tra gli scomparsi ricordiamo Giovanni Paolo II, 2005, e Aldo Fabrizi, 1990.